sembriamo tipo a scaletta. Io ovviamente sempre la più tappa. Amo, che te devo dire? Mettete un cuscino. Vuoi un cuscino? Oh, grande. Sei tu che sei anormale, sei troppo alto. Hello everyone. Welcome or welcome back. Are we ready? Maybe you light up my world like nobody. Do you know this song? No, conosco solo Dua Lipa. Hello everyone! Welcome or welcome back to my channel. Come avete visto, non riusciamo a fare un intro decente perché qua ci sono i miei veri amici. Ah, io devo guardare lì. Alla mia sinistra c'è David Blank, che è un grande ritorno. Tesoro, sono tipo 5 anni che non vieni sul canale. Sì, quando avevo 15 anni. Grazie per essere qui. Grazie a te per avermi rinvitato. Yes. Invece alla mia destra, anzi alla vostra destra, in realtà alla mia sinistra, avete Michelle, che invece è tornata anche l'anno scorso, ma anche a inizio anno. Abbiamo fatto un video su Tinder, insomma situazioni amorose. Vi lascio il video qua così lo andate a vedere. Vi lascio i social media dei miei amici qua sotto perché sono dei cantanti. E vi lascio anche un nuovo singolo di David, Now That It's Real, che è uscita quest'estate. Bellissimo brano secondo me. E abbiamo fatto anche un contenuto su TikTok dove ballavamo. Vi lascio anche quello. Perché siamo qui oggi? Perché oggi voglio parlare di un argomento molto scottante, ossia delle relazioni di amicizia tossiche. Noi abbiamo un bellissimo rapporto, ci conosciamo da svariati anni, poi siamo anche degli artisti, quindi ci capiamo tantissimo su diversi fronti, ma di base comunque la pasta e i valori di vita sono più o meno gli stessi, quindi andiamo d'accordo, ci parliamo, c'è una comunicazione molto diretta, anche per esempio quando non si è d'accordo su qualcosa, ma rimane sempre un rapporto di rispetto. Però ci sono a volte guarda lei che non è d'accordo! Sta scherzando ovviamente, però sì, cioè è importante secondo me nell'amicizia, finitela, la comunicazione. Raga, questo video io non so come verrà fuori, perché loro due insieme sul canale sono un duo interessante. Prima di iniziare però, ragazzi, volevo dirvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe. Ma dai, io mi sono presa degli appunti. All right. Secondo voi quando un'amicizia è tossica? Quando ti senti giudicato. Ok. Quando tipo non riesci, cioè hai paura di dire una cosa al tuo amico perché sai che quella persona sicuro ti giudica. Cioè, a me è successo ad esempio quando ero piccola, che magari facevo delle cose che sapevo di non dover fare, no? Sai che tipo il tuo amico ti dice guarda, secondo me non lo dovresti fare, però fai quello che vuoi. No? Poi la facevo e dicevo, c'avevo l'ansia di doverla dire questa cosa a questa mia amica. Infatti dopo mi giudicava, mi diceva che ero stupida, che... Oh, ok. Sì, è durata parecchi anni, è finita anche abbastanza male, però per altri motivi. Però secondo me questo, cioè secondo me gli amici non si giudicano. I agree. Secondo te invece quando un'amicizia è tossica? Allora, quando hanno paura di dirti i loro successi. Cioè nel senso, pure se succede una cosa bella hanno paura di dirtela. Secondo me è una red flag, perché è la fiducia. Cioè nel senso che io non posso essere amico di una persona che pensa che io pensi il male di loro. My dear friend, I know. Anch'io sono d'accordo con lui. Io non amo quando gli amici ti nascondono le cose, i traguardi, le cose importanti, perché secondo me nelle amicizie si dovrebbero condividere dolori ma anche le gioie. Per esempio, se io fossi andata a Sanremo, no, per dire, e voi mi aveste visto lì, io penso che voi ci sareste rimasti male. We're not friends. No, è vero. Esatto, siamo amici, cioè se io vengo a scoprire che sei a Sanremo, cioè vabbè. Come tutti gli altri, cioè secondo me è bello condividere questa cosa, essere complici di una cosa così bella. Poi allora ci sta la scaramanzia, però almeno il giorno prima tu me lo devi dire. Non esiste che io ti vedo direttamente lì e mi tratti come se fossi l'ultima storia. Cioè quello vuol dire che secondo me non siamo amici, che tu non ti fidi a dirmi delle cose così importanti. Allora, io ho visto delle situazioni del genere. Solitamente quando non dici una roba del genere è perché il tuo amico fa sempre parte dello stesso mondo. Se il mio migliore amico lavora alle poste non me ne frega un c***o.
dire che sto andando a Sanremo, ok? Quindi non lo dici perché hai paura che in qualche modo quella persona potrebbe compromettere il tuo traguardo personale. Ok. Ok, in qualche modo, oppure si potrebbe infilare anche lui. È una questione anche di competizione, capito? Eh sì, però è un po' tossica come cosa. Yeah, it's toxic. There's no competition between friends. Io ci rimango proprio male. A me è successo, per esempio, con una persona, e io da lì ho capito che we were not friends. We were never friends. Anzi, ho iniziato anche a pensare che questa persona avesse anche tipo dell'invidia nei miei confronti. So, I eliminated the Bobby, il frenemy, gli amici nemici, secondo me sono i più pericolosi. Sono quelli che fanno finta di esserti amici, ma in realtà hanno un'invidia malsana molto pericolosa. Poi ho scritto: non sono realmente felici dei tuoi achievement professionali e personali, e la voce dentro di noi in realtà lo sa. Cioè, tu lo sai quando di fronte a te c'è una persona che non è veramente tua amica, ma siete amici. Io vorrei però sdoganare una cosa, cioè, nel senso, non c'è niente di male a essere invidiosi. Attenzione, io sono una persona che prova invidia, perché tutti lo proviamo, un sentimento che è normale ed è fisiologico, però dipende anche poi tu come riesci a elaborare questo sentimento. Se tu speri vivamente che quella persona non ce la faccia, sì, quello non va bene. Non sei che devermi se fai una cosa del genere. Cioè, io tutte le volte che sono stata invidiosa ho detto: perché sei invidiosa? Cosa puoi fare tu per ottenere quella stessa cosa, visto che la vuoi anche te? Ma non c'è un amico che raggiunge il traguardo e tu dici sì. A me è capitato, per esempio, che quando ho fatto Trasformazioni Incredibili non c'è stato tutto questo supporto da alcune persone da cui io mi aspettavo di avere supporto. Subito dopo, poi, quando ho fatto Beauty Secrets, di alcune persone, tra l'altro colleghi, amici, non ho visto tutto questo felicità personale, congratularsi, perché comunque alla fine è un achievement che tu raggiungi. Certo. When they stay silent, you know they are not really your friends. They're very loud. When they're silent. Capito? Ok, vampiri energetici. Child. Allora, io devo dire una cosa, mea culpa. Io sono stata un vampiro energetico. Ma siamo stati tutti? Lo so, no, beh, no. No, io sì, io mi rendo conto di essere stata in passato un vampiro energetico. You suck my energy every day. I just suck. No, io sono stato un vampiro energetico e mi dispiace anche di esserlo stato, quindi ti chiedo ufficialmente scusa. Amo. Because I was in survival mode, avevo bisogno di andare in terapia, perché comunque è una cosa che consiglio tra l'altro a tutti di fare. I tuoi amici possono aiutarti, puoi sfogarti con i tuoi amici, però fino a un certo punto, quando le conversazioni sono sempre le stesse, diventa una cosa difficile da gestire anche per il tuo amico. Esatto. Perché il tuo amico vorrebbe aiutarti, ma non ha le, cioè non ha le capacità, non ha le, cioè, risorse, non ha gli strumenti per farlo. Quindi può essere un buon orecchio, ma a mano, quando le cose sono sempre le stesse, inizia a diventare pesante anche per il tuo amico e diventa difficile relazionarsi con te anche per quel motivo. Concordo pienamente. Il vampiro energetico però può essere anche un vampiro energetico in positivo, nel senso che tu magari c'hai questa persona che è molto espansiva, accentratrice o accentratore, che ha un ego talmente tanto spiccato che tu sì, ti diverti quando sei insieme a questa persona, però poi dopo, quando torni a casa, ti senti tipo svuotato di energie. Anche quello secondo me non è sano. Tu che cosa ne pensi? Ah. No, non ho seguito quest'ultima Andiamo avanti. Quelli che non chiedono mai scusa. Cioè, per me la cosa più tossica sono le persone che non chiedono scusa. Per il bene dell'amicizia, anche se tu pensi di non aver fatto nulla di male, if your friend is really hurt, you should apologize. Absolutely not. I disagree. Veramente? Sì, perché devo chiederti scusa se non ho capito perché devo chiederti scusa? Per esempio? I don't wanna lie, cioè io non voglio mentirti. No, no, cioè, certo. Amico, parliamone, arriviamoci, ma chiederti scusa solo ed esclusivamente per farti sentire meglio? No, no, attenzione, io quello che volevo dire è, c'è stato un disagreement, no? Su qualcosa. E tu capisci che l'altra persona è profondamente ferita da questa cosa e ti spiega il perché, anche se nella tua visione, per i tuoi valori, non hai fatto niente di male, for the sake of the friendship, I feel like you should apologize. Cioè, nel senso, io ci parlerei, direi,
Guarda, mi dispiace che questa situazione ti abbia fatto stare male, ma io la penso così, ma se questo ti ha ferito mi dispiace. Sì, però sì, cioè, io rimango del mio parere. Esatto. Certo. Cioè, non è che... We agree to disagree, cioè nel senso è quello il bello delle amicizie, il fatto che comunque anche cioè, se ci si vuole bene non significa che assolutamente dobbiamo pensarla nello stesso modo, dobbiamo vedere le cose nello stesso modo, no. Ci si spiega, ci si parla, ci si confronta e poi si arriva al fatto che we agree to disagree, cioè nel senso che non la vediamo nello stesso modo. Esatto, sì. Rimanendo nelle scuse, quando chiedi scusa e l'altra persona accetta le scuse ma non le accetta veramente. Quindi la prossima volta, tipo, succede un'altra cosa e poi glielo rinfaccia. Esatto. I hate that. That's pretty toxic. It is. Dipende, cioè nel senso, no, no, se tu accetti le scuse poi te la devi far passare. No, però se tu poi mi rifai la stessa cosa, no, quello ovviamente è toxic dall'altro lato, è one plus one, yeah. Cioè, nel senso che tu hai fatto, no, you don't. Cioè, allora, una persona ti ha fatto lo sgambetto la prima volta e quindi ti ha detto scusa perché non ci ha fatto apposta, perché ha solo messo il piede fuori. La seconda volta si gira, ti dà uno schiaffo e poi si scusa. Poi tu dici, e poi l'altra volta mi ha fatto lo sgambetto. Ma io non credo, se tu me lo rifai la seconda volta, io non credo più che la prima volta era fatta. Ma non sgambetto. No, se tu mi fai uno sgambetto e mi dici che non è stato fatto apposta e ti chiedo scusa, io le accetto, alright. La Ma seconda tu... volta mi dai uno schiaffo e mi dici scusa, non era fatta apposta, io faccio, anche io... Allora, io l'ho detto apposta perché tu sei una ragazza maldestra. Quindi se io metto il piede fuori, so che tu non guarderai dietro e cadrai sulla mia gamba. No, se tu sei un vero amico, togli il piede. No, perché devo togliere il piede? Sono Perché sono sai appoggiato. Che sono maldestra. Eh sì, e quindi mi devo tagliare le gambe. Andiamo bene. Proprio bene. I manipolatori, quelli che usano il senso di colpa per ottenere quello che vogliono. Beh, dovremmo essere abituati, ci abbiamo le madri. Poi capirai, dalle nostre, esatto, immigrant mothers. Ciao mamma, regina del senso di colpa, ciao madre. Quelli che pretendono che tu faccia tutto quello che vogliono e se non lo fai non sei un vero amico, non sei una vera amica. Vi è mai capitato di avere persone così? Sì. E com'è finita? È finita. Sono morti. Io penso che un po' tutti abbiamo avuto una roba del genere. Poi sì, ad un certo punto sei abbastanza intelligente a dire, io questa roba non la voglio. E arrivi ad un certo punto della tua vita che scegli chi avere accanto. Sì, ma poi c'è che cambiano proprio, cioè, i livelli d'amicizia, perché poi piano piano le perdi. Quelli che non rispettano la tua privacy, ti scrivono, ti chiamano, tu non rispondi subito e te lo fanno pesare. Oh my god, no, dai, queste cose. Is that privacy? Allora, cioè, allora, nel senso, cioè io non sto dicendo che hanno ragione questi qua, però privacy, I don't respect my friends' privacy, because my friends don't have privacy. No, però io credo che gli amici comunque siano degli esseri umani che hanno bisogno dei loro spazi. Sì, no, sono d'accordo, infatti sta roba degli spazi, sono d'accordo, però una certa, secondo me, soprattutto con le amicizie vere, ci si capisce, cioè nel senso, allora io a volte prendo anche in considerazione io e Michelle, no? Cioè, da tutti questi anni che siamo amici, io e Michelle, noi possiamo non parlarci per un anno e mezzo e poi quando ci vediamo è come se non fosse successo niente. Yeah. Come il periodo che stavamo sempre insieme e stavamo negli stessi spazi e sapevamo that I wanna talk. Cioè noi potevamo stare in casa insieme una giornata intera e non parlarci, ma e non era un problema. Yeah. E quando era il momento di rompersi con lo facevamo. Yeah. No, perché a me è capitato, per esempio, che magari non ho risposto a un messaggio nel giro delle, che ne so, 8 ore e io lavoro sui social, mi vedi nelle storie che magari sto facendo qualcos'altro e la persona ti dice, ah vabbè, ma io ti ho visto sui social. Hello, this is my job. Ho questo cellulare del lavoro che uso per i contenuti, poi c'ho l'altro cellulare personale che non lo guardo durante il giorno, cioè proprio non ce l'ho, sta là. Questo è vero, cioè nel senso, a me spesso mi capita di scriverle e non mi risponde. No, cioè proprio, ma non è perché non te voglio rispondere, perché proprio non ce l'ho in mano. Scusate, da più senso. Girl, you need some. Un altro segnale, secondo me, di relazione tossica, gli opportunisti. Tipo io quando vengo a Milano per scroccare, tipo,
i regali suoi. Ma stai zitta. Trucchi. No, dai, ci avete capito cosa certo, intendo davvero. Certo. Ma poi cioè, si capiscono anche le intenzioni. Abbiamo avuto così tante esperienze con le amicizie che comunque capisci come si relaziona una persona con te quando vuole qualcosa da te invece che un amico che ti chiede una mano. Le one-sided relationship. Io penso di essere stata in una... Ma che? One-sided. Un lato. One-sided. You speak English, you know that, right? Yes, I can speak English, okay? Don't worry about that. Le one-sided relationship, per chi non sapesse che cosa significa, è quando sempre tu inizi una conversazione, sei sempre tu a fare le cose e l'altra persona in realtà it just reacts, reagisce a quello che tu fai. Cioè, secondo me se l'altra persona non prende mai l'iniziativa, he's not really your friend. Sì. Vabbè, però secondo me in un rapporto fra due persone c'è sempre la persona più attiva rispetto, cioè è anche una questione un po' caratteriale, eh. Se in un anno, per esempio, tu mi scrivi sempre e io non ti scrivo mai, cioè tu te le fai delle domande, tipo quando ieri parlavamo del mio amico, che per un anno non l'ho sentito, io l'ho sempre cercato, eccetera, e poi dopo... Allora, secondo me là subentra la comunicazione, perché a volte anche questa analysis, cioè sì, nel senso, se tu senti che è one-sided, è importante che tu vada da quella persona e dica, senti, ho bisogno di questo. It would be nice if, cioè, un ciao e basta, cioè non ho bisogno di più di... E poi dopo sta nelle mani dell'altra persona coltivare e decidere se vuole continuare l'amicizia e almeno cambiare quella piccola cosa, perché nell'amicizia c'è effort, cioè nel senso, yeah, che ci vuole anche quella. Quindi se questo amico ha bisogno, allora se io e te non ci sentiamo per un mese non è un problema, no, ma perché io e te siamo così. Mm-hmm. Ma invece se io avessi bisogno di sentirti almeno una volta a settimana, io da amico ti direi, guarda, ho questo bisogno. Ma anche il piacere, cioè, secondo me. Sì, yeah, certo, il piacere di sentire questa cosa, yeah, soprattutto perché ci sono delle persone che sentono di perdere l'amicizia in quel modo là. Sì, perché poi allora dipende anche tanto dal tipo di stile di attaccamento che tu hai. If it's safe, there's no problem. If it's anxious, it's a lot hard. Poi più cresci, più secondo me è anche difficile instaurare un'amicizia profonda, perché ovviamente ognuno ha la sua vita, c'hai anche l'esperienza che ti insegna che non è che ti puoi aprire con tutti così. Io per esempio anni fa ero molto più, ah sì dai usciamo amici, che poi amici poi ti rubano la bici. Infatti la bici senza sellina, vedi, così non ti nessuno ti ruba la bici. Certo, piace. Cosa ne pensate voi degli amici che spariscono quando si fidanzano? C'è lei. Next question. No, raga, non ce la posso fare. No, io penso che siano persone prive di personalità. Assolutamente, sono d'accordo. Cioè, io è una cosa che veramente non tollero, non capisco. Esatto. E se te ne vai, non tornare più. Please. Come fai a non conciliare un rapporto con un uomo, una donna o quello che vuoi con i tuoi amici? E se mi dici no, perché poi è totalizzante, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Esatto, ma poi più che altro, sai, cioè, c'è una cosa che tipo dicono in tanti. Ma tanto va bene, tanto tornerà quando si lasciano. Io non ti voglio. Ma non è neanche il volerti, è il fatto che il tornare, perché sei andato? Cioè, dove vai? Devi imparare a far entrare, subentrare questa nuova persona nella tua vita e cerca di integrarla nella tua vita. I tuoi amici fanno parte della tua vita. Cioè, una cosa non esclude l'altra. No. Per delle persone sì. Ma infatti è quello il problema, il fatto che tutti vivono per stare insieme a una persona. Cioè, nel senso che l'obiettivo finale di ogni persona, technically, è quello di sposarsi e fare figli, quindi stare con una persona. Ma io sono dell'idea che l'amicizia potrebbe essere per sempre rispetto all'amore. L'amore non ci scommetterei mai. L'amore non può essere per sempre, potrebbe trasformarsi in qualcos'altro, ma l'amicizia è... potrebbe essere perché l'amicizia è amore, cioè nel senso è vissuta in modo diverso, perché anche tipo l'amore evolve, stare insieme, lasciarsi oppure stare insieme, diventare amici o stare insieme per sempre, comunque è un'evoluzione dell'amore. L'odio è un'evoluzione dell'amore. Yeah. I'm smart. Yes you are. Thank you. Secondo voi quando è il momento di chiudere un'amicizia? Quando non ti senti più a tuo agio con quella persona. Io ho scritto che il momento di chiudere se quando loro ti scrivono ti viene l'ansia. Oppure quando non c'è più fiducia. Ah sì, una volta che la fiducia non c'è, che cosa stiamo facendo? Girl, we had a moment.
Ah, è vero, io e lui, è vero, io e lui tipo abbiamo scazzato molti anni fa, ma tipo non ci siamo parlati per un anno? Sì. Lo sapevi tu? Certo che lo sapevo. Io so sempre tutto. Ma io non mi ricordo neanche più il motivo. Io sì. Ma pure io e te abbiamo scazzato. Non sei tu il problema. Io sei uno scazzato? Sì, a molto non ricordo. Avete parlato un robotto. Io non mi ricordo più. Tu c'eri rimasta male per qualcosa e io ho provato a dirti che guarda che... Non è che l'ho fatta apposta così, tu non, cioè, non ci hai creduto. Poi io a un certo punto mi sono fatta c***o. Non mi ricordo più, raga, ho dimenticato tutto. Cioè ci sono dei momenti della mia vita che purtroppo io ho proprio dimenticato. I feel like it's my brain is trying to protect me maybe. Però io ho dei buchi. Infatti dovrei fare tipo quella terapia lì, com'è che si chiama? Che ti apporta sui buchi. You're a perché la devi smettere di bullizzarmi, capito? C'è una terapia adesso, a parte gli scherzi, che ti riporta, ti rinfresca tipo la memoria. Assolutamente no, io non voglio, voglio vivere nell'oblio. Sì, c'è proprio un nome specifico. Cioè, cercando il cervello tutte le tue... Ma scusa, ma se il cervello è una macchina perfetta, se non ti vuole far ricordare una cosa, c'è un motivo, ma perché devi andare a ravanare lì dentro? No, però a volte... A volte queste cose, the reason why you act a certain way that you don't like and it might help you to move forward. No, yeah. Invece... Fai un lavoro su te stesso, sul presente e vai avanti, ma perché devi andare indietro a vedere con mostri? Stanno ma lì dentro... a volte questi mostri li devi sconfiggere, se non li conosci questi mostri come li sconfiggi? That's what I'm saying. No, lasciali dentro al cassetto, rimangono lì. Finché non escono rimangono lì. Whatever, girl. Comunque volevo dire un'altra cosa, che quando devi capire di uscire da una relazione tossica con un amico è quando mandi una foto di come sei vestita e sei pronta per uscire. E l'unica cosa che il tuo amico deve fare è sei top, sei carinissima e lui ti risponde dicendo non abbiamo altro. Quello è il momento in cui devi bloccare il tuo amico. But that's a real friend, actually. Ti ho preso la sincerità. Yeah. Ti ho detto che anche quel giorno là che ti ho fatto pure il complimento, ho detto adesso devo andare fuori così. Ho detto, ma sei top. Ti ricordi? Nel passato, come avete fatto ad allontanare una persona che riconoscevate come tossica? Se vedo che non è risolvibile la cosa, ciao ciao. Quindi ghosti, tu sei una che ghosta? No, io prima ci litigo. Mi piace litigare. Ma io lo ammetto, io sono polemica, a me piace litigare, quindi mando a fare il c***o e poi ciao. No, io dipende, se è una persona che ha un quoziente intellettivo, glielo dico proprio, dico guarda, secondo me noi siamo arrivati a un punto in cui la nostra amicizia non è più sostenibile, non ho più risorse da investire su di te e quindi tanti cari saluti. Io per esempio l'ultima amicizia che ho allontanato l'ho fatto in maniera sketchy, nel senso che non ci siamo parlate più, però ma il motivo è per il quale ho fatto così è perché non mi sentivo safe around this person. Piano piano poi tu ti allontani e eviti di rispondere ai messaggi oppure rispondi dopo tanto, tipo che ne so, una settimana, 10 giorni, e quindi poi ci arriva da solo l'altra persona. Perché guarda che se l'altra persona è estremamente toxic, non è facile allontanarla, non ti credere. Comunque gli amici anche tossici secondo me sono quelli tipo che ti copiano. Cioè quelli che they want to be you. It's not healthy. Ma è perché non stanno bene. Yeah. Cioè, sì, pure secondo me sono c'è un problema, disagio problema, forte. Sì, il disagio è loro. A te potrebbe dar fastidio perché dici, cavolo, non posso fare niente di questa qua. Ripete esattamente quello che faccio io. Cioè, io non posso essere amico di una persona che non riesce a dirmi la verità. Perché se mi usano non riesce a dirmi la verità. Cioè, non sei obiettivo quando mi vedi. A me è capitato di avere delle persone che percepivo che fossero più yes men. Ecco. Però del resto non facciamo tutti la stessa cosa, vediamo un qualcosa, una star così, ci piace, lo facciamo anche noi. È quello che diciamo comunque, che they're not my friend. Esatto. Cioè nel senso, cioè Beyoncé is not my friend. No, non potrebbe mai. She actually could. Raga, fateci sapere se avete apprezzato questo video, ma il CTA di oggi è: voi avete delle amicizie tossiche? Se sì, perché continuate ad essere amici di queste persone? Ammazzate. Because you're also toxic. Because you're also toxic? Punto di domanda. Se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scrivete tox, anzi scrivete toxic. Hai visto TikTok? I'm not toxic, I'm classy. So I am. Toxic. Ma chi è? Non lo so, è una cosa incredibile. Comunque sì, raga, dai, ci vediamo al prossimo video. Vi lascio qua sotto i link dei miei amichetti. E noi ci vediamo al prossimo video. Whee! Ciao!